Nel saggio Cinema tra contaminazioni del reale e politica, il bellunese Mirko Melanco indaga sul sottile confine che esiste tra politica e cinema, un viaggio identitario all'interno del XX secolo. Questo è il mio nuovo libro, Cinema tra contaminazioni del reale e politica, edito dalla Fondazione Ente dello Spettacolo di Roma. È un libro che parla di cinema del reale e politica. Sono argomenti che io ho trattato negli ultimi 18 anni nelle mie lezioni al DAMS dell'Università di Padova, appunto prima di cinematografia documentaria e negli ultimi anni di cinema del reale. È un libro di storia del cinema, si parla soprattutto del XX secolo, a partire dalla Belle Époque dei fratelli Lumière, l'invenzione del cinematografo in Francia, si arriva in Italia, si attraversa l'era fascista, soprattutto con un pioniere del cinema italiano, il milanese Luca Comerio. Poi si arriva alla rivoluzione d'ottobre 1917 in Unione Sovietica e si perlustra un'importante carriera del regista Zigaberto. Si passa poi negli Stati Uniti d'America, il regista Robert Flaherty inizia questo nuovo percorso per arrivare fino al cinema indipendente americano di Andy Warhol, Emil D'Antonio, Robert Kramer e Frederick Wiseman. Si ritorna in Europa con tre grandi autori di cinema del reale, Joris Evens, John Grierson e Leni Riefenstahl, alle periferie di un'Italia che viene vista da autori di cinema documentario come Luigi Di Gianni, Cecilia Maggini, Giuseppe Taffarelli. Il libro si chiude, io sono appunto di origine bellunese, sono di Dimana, si chiude con una perlustrazione del lavoro di Marcella Pedone, che lo scorso anno è stata ospite a una trasmissione di Tele Belluno. L'ultima parte del libro è dedicata anche in parte a un servizio fotografico che la riguarda. Il libro è dedicato al mio amico Luigi Di Gianni, amico e maestro, che è scomparso lo scorso anno.